Salve a tutti, l'accoppiata alcol-testosterone, spesso la domanda che mi viene fatta dai pazienti e anche dai giovani pazienti. Allora, chiaramente se parliamo di assunzione cronica, quindi almeno 24 grammi 4-5 volte a settimana, 24 grammi più o meno sono 250 ml, consideriamo che un bicchiere di carta sono 200 ml, quindi già un bicchiere di vetro riempito di vino è la quota giornaliera che assunta 3-4 volte a settimana diventa già un'assunzione cronica. Ecco, quindi già questa che può sembrare minimo, a livello di bilanciamento del testosterone, della produzione di testosterone, non è a nostro favore. Allora, in primo viene anche a essere inibito il rilascio del GH, quindi l'ormone della crescita, nulla a che fare col testosterone, ma un ormone importante, specialmente per lo sportivo, che è alla ricerca di performance anche di tipo estetico. E la riduzione è importante, già con la prima assunzione si riduce del 36%, quindi anche un eccesso di assunzione di alcol la sera, la notte, impedisce poi durante il riposo notturno la produzione di GH. Tra l'altro crea una iperstimolazione della ghiandola cortico-surrenalica con un rilascio quindi di cortisolo, quindi alzandosi avrà chiaramente anch'esso un'azione soppressiva, in più disturberà chiaramente la qualità del sonno, interferirà con la qualità del sonno. Ed è forse questo piccolo inciso l'unico motivo per cui si può avere un aumento di testosterone nella donna, perché stimolando il corticosurrene sappiamo che la donna, il corticosurrene produce testosterone in minima quantità, però questa iperstimolazione del corticosurrene nella donna può in questo caso, quindi nel sesso femminile, aumentare del 25% i livelli di testosterone. Nell'uomo assolutamente no, non prendiamo, e non che questo sia da stimolo per la donna per di dedicarsi all'assunzione di alcol, anche perché l'eccesso di testosterone è chiaramente dannoso per la donna. Per l'uomo non vi è nessuna buona notizia, perché vi è un aumento dell'attività dell'enzima aromatasi, e abbiamo mai imparato come l'aromatasi aromatizzi, quindi trasformi, diciamo, il testosterone in estrogeni, per cui vi è un aumento della quota estrogenica a scapito della quota dell'ormone testosterone. In più, a livello testicolare, vi è una ridotta proprio attività gonadica, vi è un meno stimolo dell'LH, per cui le cellule dell'Leydig iniziano a produrre meno testosterone. Quindi il paziente, la persona dedita al consumo cronico dell'alcol, va incontro in maniera sicura e inconfutabile a delle forme di ipotestosteronemia e quindi ipogonadismo, che si riflette chiaramente anche sulla fertilità. Quindi ecco, queste sono le cose principali. La sbornia, quindi l'assunzione di alcol acuta, una tantum, e non può ripercuotersi in maniera cronica sull'organismo, però temporaneamente ridurrà in maniera assoluta la produzione di GH, porterà un aumento eccessivo di cortisolo e ridurrà, ma temporaneamente, la produzione di testosterone, che si può prolungare in questo caso però tra le 72 ore e i 7 giorni, quindi la ripresa dell'attività testicolare non è ottimale. Quindi ecco, alla fine non buone notizie per gli amanti di avere un testosterone endogeno a buoni livelli, l'alcol non è amico, essenzialmente i due fattori principali, come vi ho detto, ricordiamoci, scarsa produzione a livello testicolare per una ridotta stimolazione da parte delle gonadotropine e nello stesso tempo una eccessiva aromatizzazione per un aumento dell'attività aromatasica che riduce chiaramente la quota di testosterone a favore della quota di estrogeni. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata, visto l'avvicinarsi anche una buona Pasqua e ci vediamo al prossimo video.